Buonasera a tutti. In questo video volevo parlarvi di ciò che di quei video che sono usciti in questi giorni, dove si parla di velo, di niqab, eccetera, eccetera, ovvero queste sono le norme cosiddette coraniche. Nel Corano vediamo che è scritto nella Sura 24:31 di alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare dei loro ornamenti se non quello che appare, di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e di non mostrare i loro ornamenti ad altri che i loro mariti, eccetera. Quindi fa tutta una serie di elenchi di cosiddetti parenti stretti, no, maram, cioè parenti con cui una donna non può sposarsi, a cui è lecito mostrarsi senza il velo. In realtà questa del velo è, diciamo, non è un obbligo, è una scelta. Nella Sura 33 al versetto 59 dice: O profeta, di alle tue spose, alle tue figlie, alle donne dei credenti, di coprirsi dei loro veli, così da essere riconosciute e non essere molestate. Ora, questa è una caratteristica delle donne musulmane osservanti che indossano appunto, senza parlare di niqab e burqa, di quelle che sono, diciamo, i simboli dell'estremismo salafita, per farsi riconoscere. Chi è seguace del Messia di Gesù, che è il più grande profeta sulla terra, il primo angelo in cielo, spirito di Dio, non è obbligata a indossare il cosiddetto velo. Perché la vera modestia è quella del cuore. Ciò non significa che naturalmente si esce con pantaloncini, minigonne o qualcosa del genere, questi sono esclusi. Io parlo di una semplice modestia, di un abito occidentale modesto, gonna al ginocchio, pantaloni non troppo stretti, quindi un abbigliamento consono. Ora, al posto del velo, del cosiddetto velo, che diciamo costituisce quello che è il segno distintivo dell'Islam sunnita e sciita, può essere consigliato a una donna, per esempio, sposata. Noi pensiamo che le ebree ortodosse, su raccomandazione, perché queste sono norme bibliche, che sono, diciamo, contenute nella Torah, le ebree ortodosse indossano una parrucca o tagliano i capelli corti e sopra queste indossano una parrucca che si chiama Sheitel, che è un modo appunto per nascondere la propria bellezza, quindi è un simbolo di modestia. Un altro modo può essere quello di tagliare i capelli, come ho fatto io, che corrisponde al velo, in poche parole, e risponde anche al comando che l'Apostolo Paolo dà in 1 Corinti 11, dove dice che se una donna non si copra, si irrada. Quindi, in poche parole, quello, l'obbligo dell'hijab, così come viene disegnato nell'Islam, non è quello. Quindi la modestia, la vera modestia, come ho già accennato, non è questa. Se le ebree ortodosse indossano una parrucca, si tagliano i capelli e indossano una parrucca sopra, questo già è una norma di modestia. Tagliare i capelli al posto di indossare il velo può essere anche questa una forma di modestia, solo che non viene capito. Pensiamo a tutto ciò che è successo in Iran, quella povera ragazza uccisa per non aver indossato il velo. Questa è una vergogna. Quindi, alcune norme vanno riviste e chi segue il Messia lo sa. Con questo è tutto, vi saluto.